Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com. Non c'è Leo Biscuola, ma Come di arriverà appunto come di consueto. consueto. Ciao Martina Poletti, Ciao, ciao a appuntamento tutti. numero 9 della diretta stagionale dello spallino. Ciao Leo. Ciao a tutti. Sì, comprati degli auricolari un po' decenti, per favore, perché ogni No, volta è un sta problema di storia. telefono, non è di Benvenuto, auricolare. no, comprati un telefono decente allora. Ci scusiamo con il ritardo ampio con il quale abbiamo cominciato, colpa mia. Vedrò di farmi perdonare in qualche modo. Allora, ragazzi, torniamo a distanza di una settimana da quella diretta, quasi inutile che abbiamo fatto durante la sosta. No, non è vero, non è stata inutile. Comunque, è Doveroso, stata. no, no, non dire così, dai. No, infatti, Doveroso. stavo, cioè, stavo scherzando. Ciao Mauro, stasera purtroppo tanti dei nostri fedelissimi, secondo me, ci hanno dato per morti dopo il primo quarto d'ora di ritardo e quindi. Cioè, gli toccherà guardarci in differita. No, mi dispiace. Comincia col pagare da bere, dice Buzzo. E ciao, Maledetto. poveri. Ci c'è Sara. No, ma arrivate quando volete. Vabbè, ripeto, è colpa mia che mi sono incasinato più del necessario e purtroppo c'è stato questo problema. Questa sera, come ampiamente annunciato, avremo con noi un ospite che si collegherà tra poco ed è niente meno che Fabio Artico che ha giocato, anzi, volevo dire, ha vestito la maglia della SPAL per un breve periodo nelle stagioni, se non sbaglio, 2002-2003, 2003-2004, però con un intermezzo perché andò al Messina a un certo punto, poi tornò a Ferrara. Lo spiegò lui stesso perché tornò a Ferrara perché voleva avvicinarsi a casa, che lui è piemontese, se non sbaglio proprio di Torino, tornò a casa, insomma, cioè tornò vicino a casa e giocò in quella SPAL che era la SPAL, ricordiamolo, di Pagliuso, però nella stagione in cui Paolo Fabiano Pagliuso fu accusato, tra le altre cose, di associazione mafiosa, poi è stato assolto, insomma, però quello fu l'inizio della fine per la SPAL di Pagliuso, che poi, ricordiamo, l'anno dopo non si iscrisse. Sì, mi sono incartato, Stefano, mi dispiace, ma sono arrivato un po' di corsa a questa diretta a causa di altre incombenze. L'importante è recuperare il terreno. Non ti Allora, perdonano nulla. no, infatti, diceva Paolo, buonasera ragazzi, accadeva adesso a Mindurmansa. No, vabbè, per fortuna alcune persone ci hanno aspettato e quelle che non ci hanno aspettato, veramente ci scusiamo. Proprio stasera che abbiamo l'ospite, poi comunque. Allora, in attesa che si colleghi con noi Fabio Artico, che dovrebbe essere in arrivo, si ricomincia con il campionato, finalmente si ricomincia a ranghi quasi completi, perché penso che l'unico assente sia Lattelatte in questo momento. Dickman dovrebbe essere recuperato e non credo ci siano altri giocatori che si sono fatti del male. I ragazzi dell'Under 21 sono tornati integri, almeno si spera. Dovrebbe essere tornato Meno anche Peda. spaccato. Sì, esatto. Dovrebbe essere anche tornato Peda che ha fatto un paio di viaggi con l'Under 21 polacca, ma per stare in compagnia perché non è entrato. Più che altro, scusate, su questa partita, di cui ovviamente parleremo anche con Fabio Artico appena si collegherà, si sta mettendo una certa enfasi. Perché l'Alessandria è una di quelle squadre di coda che sta cercando faticosamente di rientrare nel discorso salvezza dopo una partenza non così buona. La SPAL è a più 6 sull'Alessandria, e allora il ragionamento generale è: questa è la partita da non sbagliare assolutamente. La mia domanda è: vale la pena mettere tutta questa enfasi su una partita che si gioca alla giornata numero 13? Vai, Polly. Vai, vai. Vabbè. No, vabbè, io direi che al momento non. Sono sfocato, vabbè. Sì, esatto. La È webcam andato. ogni tanto perde colpi. No, dicevo che secondo me è un po' prematuro mettere grosse aspettative su una partita di questo calibro. È vero anche che ultimamente si ha voglia di una vittoria, quindi. Che il pubblico arrivi carico è solo che un quid in più. Ricordiamo che l'ultima Diciamo vittoria che, casalinga risale al 21 settembre, quindi sono 2 mesi. esatto. Diciamo che mancando 2 mesi ci sta che si abbia voglia di vedere la SPAL vincere, credo sia normale questa cosa. Poi se non succederà, ragazzi, cioè, ce ne faremo una ragione come ce la siamo fatta per tanti altri ricordi. Allora, sai chi potrebbe non essere d'accordo con l'idea della SPAL che vince?
Chi non specula? No, chi non specula. Fabio Artico che si è collegato con noi adesso. E ovviamente. Ciao Fabio, buonasera. Non sono ovviamente d'accordo, scusate. Ma come mai? Un po' di parte. Giuro che tifo sempre per la Spal, però mi sa che sabato no, Non non questa riesco. settimana, Non non questa questa settimana. settimana, dai. Non questa settimana. Grazie di aver accettato il Intanto nostro invito, benvenuto. Fabio. No, grazie a voi che mi avete invitato, mi fa sempre piacere, dai, parlare della Qua. Spal. Ricordo sempre Ferrara e i tifosi spallini con molto piacere. Anche perché sei a distanza di 17 anni, siamo ancora qua che ti chiamiamo e tutto quanto, perché sappiamo che ti ha chiamato anche Mauro Malaguti, che è il nostro storico collega, vuol dire che hai lasciato un bel ricordo. E, beh, di questo sono contento e devo dire che è un ricordo ampiamente ricambiato, nel senso che io, anche se sono stato poco a Ferrara, anche se sono stato poi alla fine un anno e mezzo, quasi 2 anni, però lo ricordo veramente con molto piacere, sia insomma, lo stadio, la maglia, il pubblico, la curva, ma anche la città, perché poi alla fine Ferrara è veramente una splendida città. Hai Ma in che zona segnato? vivi, Fabio, tu di Esatto. Ferrara? Come? In che zona vivevi di Ferrara? Io ho vissuto dietro il comune, abitavo in via Garibaldi, si chiama quella via. Sì. Abitavo in via Garibaldi, in una casa, in un palazzo d'epoca molto bello, che adesso direi malavoglia, ma forse ho sbagliato. Insomma, un palazzo d'epoca molto bello. C'è il palazzo, dice un palazzo storico, quello bianco? Aspetta. Sì, quello bianco, esatto. Vabbè, adesso Sì, vediamo molto se quelli bello. che ci seguono riescono a ricordarsi come si chiama, però ho Nel capito di quale frattempo parli. leggo che Quello col cortile interno. arriva per Fabio una domanda un po' provocatoria da Eccoci. Beh, Edoardo che ti chiede: tutti si ricordano di Ferrara, sarà mica perché si mangia bene? credo sia anche per quello. Certo, è ovvio. No, beh, una L'orgoglio sì, questo. ferrarese. Io purtroppo a me piace, è sempre piaciuto mangiare, quindi quando giocavo sicuramente era un problema Ferrara per me sotto questo punto di vista, però si mangia molto bene. Però in realtà sì, oltre a Palazzo mangiare, Bentivoglio, ci dice Alessandro. bravo, Palazzo Palazzo Bentivoglio. Bentivoglio, oltre che Malavoglia, Bentivoglio, beh, sono passati tanti anni. Palazzo Vabbè, ecco, Bentivoglio, veramente bello, era veramente eccolo là. bello. Grazie Alessandro che ci viene in soccorso. Grazie. Fabio, tu da 2 anni a questa parte, anzi un po' di più, fai il DS dell'Alessandria, una squadra Sì. alla quale hai dato tanto perché hai chiuso la tua carriera lì, a parte quella piccola parentesi in terza categoria della quale magari ti chiederemo più tardi. Mi Però sono normale. è una squadra che tu hai contribuito a riportare su palcoscenici più importanti dopo che era caduto in disgrazia, e da DS ti sei tolto la soddisfazione di tornare in Serie B dopo una vita intera. Sì. Devo dire che sì, questo è il terzo anno che faccio qui ad Alessandria. Io ho finito la mia carriera, in realtà ad Alessandria sono arrivato a 34 anni, quasi 35, avevo voglia di smettere. Sono arrivato per finire la carriera in Serie D ad Alessandria, che per il piemontese è sempre stata, dopo Toro e Juve, mi permetto, una piazza sempre che è affascinante, storica, con una storia di calcio sempre, con una tradizione. Quindi. E mi sono detto, vabbè, volevo rimanere, erano anni in cui volevo rimanere vicino alla Val d'Aosta, dove io abito tuttora, e quindi sono andato l'ultimo anno, dico, vabbè, faccio l'ultimo anno, 34-35, sono vecchio, vado in Serie D, invece poi sono andato in Serie D, abbiamo vinto il campionato dalla D alla C2, abbiamo vinto il campionato dalla C2 alla C1, siamo andati a fare i playoff per andare in Serie B, insomma l'ho tirata avanti fino a 40. Poi ho smesso perché non ce la facevo proprio più, cioè, mi tiravano praticamente dentro al campo perché non ce la facevo più proprio neanche a correre. Hai E smesso perché hai fatto 535 partite e 100, 170 gol. Quindi insomma, cioè, direi che il tuo io l'avevi tre fatto. soddisfazioni te le sei tolte, dai. Sì, mi sono sempre divertito, dai, mi ritengo fortunato in questo. Nel Non so se frattempo, vedi che Elio si sta salutando qua sotto in c'è un sovraimpressione. commento, esatto. Vabbè, Davidone è un amico, grande Fabione, grande Davide. Adesso con Davide c'è un'amicizia. Abbiamo fatto il corso da direttore insieme e siamo rimasti sempre in contatto. Davide è una persona che stimo al di là dell'aspetto lavorativo. Insomma, Poi lui dall'alto dei purtroppo. suoi 5 anni in meno fa un po' il gradasso con te, vedete.
No, ma c'ho la pancetta come me, non è che... Oh, comunque salutiamo il direttore adesso è fuori dal... Bagnati e gli raccomandiamo di farsi sentire ogni tanto perché no, è un po' sparito. Vabbè, Davide, fatti sentire, voilà, fai il bravo. Lo invitiamo qua in No, diretta. no, lo invitiamo, se lo invitiamo poi dopo le testate piemontesi speculano, come dice Brunetto, e quindi meglio lasciar perdere. Fabio, sabato vivrai questa partita da DS. Sì. L'Alessandria in questo momento non se la passa benissimo e allora tutti i tifosi della SPAL dicono: ah, beh, è l'occasione giusta per fare 3 punti e lasciare l'Alessandria là nei bassi fondi. Perché non dovremmo fidarci della tua squadra invece? Perché dovremmo essere preoccupati? Tanto perché ci sono io come direttore, quindi non mi dovete fidare. No, scherzo. No, in realtà mi permetto di dire che non siamo così in difficoltà. L'Alessandria, il campionato dell'Alessandria sarà un campionato che ha come obiettivo rimanere in categoria. Dopo 47 anni, direi che con molta umiltà ci siamo affacciati a questa categoria dove cambiano parametri, cambiano i giocatori, cambiano le misure, insomma, come al solito. E noi ci abbiamo messo un po' a capire, insomma, che eravamo in una categoria diversa, ma abbiamo sempre fatto buone prestazioni. E quindi questo mi lascia ottimista per quello che è il proseguo del nostro campionato. Abbiamo sempre venduto cara la pelle e sabato continueremo ad avere un'identità forte come noi abbiamo, data anche, secondo me, dalla bravura del nostro allenatore. Abbiamo giocatori applicati, giocatori che si impegnano. Io devo dire che al di là della classifica sono soddisfatto dal punto di vista delle prestazioni e dell'atteggiamento che ha la mia squadra ogni settimana. Ma ve l'aspettavate così questa Serie B? Mi viene da dire di sì. Devo dire che io poi, quando vivi le cose in prima persona, ti rendi conto poi dell'effettivo valore e dei termini tecnici, fisici, tattici, eccetera, eccetera. Però me l'aspettavo, un pochettino me l'aspettavo, un livello alto, anche perché forse negli anni questa è la Serie B dove ci sono squadre più competitive, dove ci sono squadre che hanno speso parecchio e che ambiscono ad arrivare in Serie A. Quindi mi aspettavo un anno così difficile, sicuramente. Ma questo è il nostro campionato, sarà il nostro campionato. Quest'anno la SPAL ha ereditato dall'Alessandria un tuo ex giocatore che è Celia. Sì. Cosa ci dici di questo ragazzo? Ma Raffaele è un ragazzo che ha, innanzitutto un bravissimo ragazzo, un ragazzo umile, un ragazzo che lavora, è venuto da noi 3 anni fa, è partito con il progetto, con un progetto giovani e dopo 7-8 mesi si è trasformato nel progetto per cercare di vincere il campionato. Ha sempre dato un grande apporto alla squadra e io devo dire, non posso che parlare bene di Raffaele, ha delle qualità che secondo me in B verranno fuori, deve lavorare, deve fare anche lui un percorso di crescita secondo me e Ferrara secondo me è uno step di avvicinamento a quello che secondo me è la sua maturazione da giocatore. Sì, al... No, Fabio, sì, scusa Poli, vai pure avanti. volevo solo dire, al momento non ha avuto ancora tantissimo spazio di minuta a Sì. livello di minutaggio, quindi lo vedremo. Questa è la tua Sì, previsione. effettivamente lui davanti a Trippaldelli, che probabilmente è un ragazzo più pronto di lui in questo momento, quindi però io tendo sempre, e da direttore ancora di più, ad aspettare la fine del campionato per dare giudizi e per dare pareri, insomma. Quindi la stagione dura un anno, quindi in un anno c'è tempo per tutti, ecco, in questo senso. Ecco, a tale proposito, allargo un po' il discorso, Fabio, perché tu da direttore sportivo sicuramente hai una visione che va oltre il campo e oltre anche a quello che la stampa a volte scrive. Perché qua a Ferrara si dibatte spesso della classifica. È la classifica e siamo vicini ai playout, e qua è su e giù. E Clotet, l'allenatore, dice: abbiamo appena iniziato, il percorso è ancora ai primi passi, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo costruire una mentalità, un'identità, un'attitudine. Quanto ci frega questa enfasi sul risultato? Perché a un terzo del campionato dire: ah, si è andato a playout,
è un po' sbrigativo, probabilmente. Sì, poi mi viene da dire che ognuno ha la sua prospettiva e ognuno la vive a suo modo. È ovvio che il tifoso, e mi viene da dire di conseguenza la stampa, cercano sempre di avere tutto e subito, o comunque di avere una prospettiva nel breve e medio termine. Noi da dentro il campo abbiamo dei tempi diversi, ma perché poi il calcio ti porta ad avere tempi diversi, perché i campionati si vincono ad aprile, a marzo se va bene, ad aprile, maggio, e vinci o perdi il campionato, retrocedi o vai ai playout alla fine. Quindi mi è successo in questi anni anche a me di andare incontro a delle critiche nel breve termine. È ovvio che poi ci sono delle aspirazioni, c'è una piazza. Io adesso prendo Alessandria, non è diversa da Ferrara, anzi, forse calcisticamente, il tifoso alessandrino è molto caldo, anzi no, diciamo che sono simili, ok? Anche da Alessandria c'è molta tradizione e quindi vorrebbero tutto subito, ma io capisco, è ovvio che le prospettive sono e i tempi sono totalmente diversi. Noi dobbiamo costruire e costruire una squadra, dando il tempo all'allenatore di far passare i propri concetti e farli assimilare ai propri giocatori nella curva, nei flussi di una stagione, nella crescita del gruppo, del far capire ai giocatori che c'è un'unità di intenti, un obiettivo per tutti. Questo non è facile e non si ottiene subito, quindi bisogna lavorarci giorno per giorno, settimana a settimana, passare attraverso delle difficoltà, superarle insieme. Cioè, è anche il bello del nostro lavoro, credo, no? Però dobbiamo avere per forza una visione più ampia, altrimenti cambieremmo giocatori, allenatori e direttori ogni 2 mesi, ma non è giusto così. Cosa che qualcuno comunque fa in Serie A, visto che ci sono allenatori che sono stati cacciati dopo 3 giornate. Sì, è vero, questo io lo capisco poco. Perché quando uno fa una scelta a luglio, a giugno, forse a maggio addirittura dell'anno precedente, non può dar così poco tempo a un allenatore o a un giocatore di poter esprimere le proprie qualità e le proprie capacità. Poi di Ecco, mezzo ci prima stanno. hai Sì. parlato delle qualità dell'allenatore. Cosa ci dici su Longo? Che comunque ha fatto qualche anno prima di venire lì con esperienze molto diverse comunque una dall'altra. Come l'hai trovato? Sì, Che ma allenatore è? io devo dire che, vabbè, io ho un rapporto, mi trovo veramente bene e condivido parecchio del mio tempo con lui e condivido idee di calcio, ma soprattutto idee di comportamenti, atteggiamenti e di mentalità. Dopodiché, io l'ho preso l'anno scorso in un momento molto difficile. Devo dire la verità che è stata quasi una cosa che non mi aspettavo, cioè io ci ho provato giusto per buttarla lì, poi mi sono reso conto che nel calcio a volte le cose impossibili invece non sono poi così impossibili. Mi ha stupito molto la capacità sua di inserirsi subito in un contesto che non conosceva, perché lui ha fatto da allenatore primavera, Serie B e Serie A, tra l'altro vincendo anche e salvandosi in Serie A col Torino. E mi ha stupito la sua velocità nell'inserirsi in una categoria che non conosceva e soprattutto di averla letta bene. Dopodiché, un grande lavoratore, ha uno staff di ragazzi che lavorano molto, che ci tengono molto anche alla gestione, quindi c'è un aspetto umano anche e di gestione che condivido. Quindi devo dirti. Io, se mi devi parlare di Longo, io cioè, allargo le braccia e L'hai dico: meno scelto male, tu, meno male che figurati. sì, lo paga il presidente, ma l'ho scelto io. Questo Ho mi permetto di capito. dirlo, perché poi Ognuno il dopo suo alla fine. ruolo. Ah, esatto. A Però devo dirti che proposito, quella è stata la nostra svolta. del presidente Luca Di Masi, che tra l'altro è giovane, è più giovane di te, tra le altre cose, Vabbè, anche questo non è che potevi dirlo, cioè, qualche cambiamo. capello bianco, però ce l'ha anche lui, nonostante sia più Sì, giovane ma prova a di te. fare il presidente di una squadra per 8 anni, poi Esatto. No, non so se ha qualcosa in comune con Giotacopina, però
se trovo un punto di connessione tra i due, giovani, cioè Tacopina un po' meno, però entusiasti e molto ambiziosi, è complicato lavorare con un presidente del genere o è più facile? No, non è. Beh, il rapporto del presidente deve essere. Guarda, io credo che ci debba essere alla base del rapporto l'onestà intellettuale. Perché comunque i presidenti sono presidenti perché, almeno io parlo per il mio, e perché lui ha il piacere di essere presidente, è ambizioso, ma è perché ci tiene all'Alessandria e ai grigi. E quindi lui investe il proprio denaro, il proprio tempo, togliendolo alla sua famiglia, perché è un tifoso, che può essere difficile da gestire in alcuni momenti, perché comunque è un passionale e vive di emozioni. Però ti dà tanto, perché poi alla fine, almeno io, il rapporto che ho con il presidente Di Masi è ottimo, è di condivisione, anche di confronto, eh. Ci sono stati momenti difficili in cui ci siamo confrontati anche in maniera abbastanza dura, però sempre con un fondo di rispetto e di onestà intellettuale. Quindi devo dirti, io mi trovo molto bene Ma questa Alessandria cosa vuole fare da grande, secondo te? Cioè, quali sono le ambizioni al di là di quest'anno di cui nel si è medio-lungo termine. sentito? Beh, consolidarsi sicuramente in Serie B. In questo momento io credo che sia l'obiettivo principale. Poi io guardare oltre faccio fatica. Ma questo lo dici per il tuo ruolo oppure perché effettivamente sono le ambizioni della società? No, lo dico per il mio ruolo, ma lo dico anche perché oggi, cioè, per costruire una squadra per andare in Serie A ci vogliono risorse che probabilmente il mio presidente ha, ma che in questo momento non credo che lui voglia mettere. Quindi io credo che la volontà del mio presidente sia quella di spendere in linea un pochettino con la media della Serie B, mantenere la categoria e strutturarsi e diventare, perché cioè, l'Alessandria alla fine sono 50 anni praticamente che non sta in Serie B, quindi anche tutto l'ambiente, la città, i tifosi hanno bisogno di continuità in questa categoria, perché poi alla fine il calcio bello, non che il calcio di Serie C non sia bello, attenzione, è affascinante il calcio di provincia, i derby territoriali, bellissimo. Però il calcio di Serie B è più bello, c'è niente da fare. Cioè, io ho avuto anche la fortuna di giocare e quando vai sabato. Anche perché in Serie C ci rimetti un fracco di soldi e questo ad immagini credo non piaccia. Esatto, poi, esatto. Poi entro adesso. No, non piaceva assolutamente. Anzi, detto questo, e lui ne ha messi tanti in questi 8 anni prima di andare in Serie B. Oh, non che Quindi, inviti si guadagni, però no, ma infatti quantomeno. lì volevo arrivare. Se poi dopo tu mi dici vogliamo andare in Serie A. E allora voglio fare i campionati di Serie C, Serie B ti fai male davvero, perché poi le cifre cambiano e di parecchio, e quindi io credo che bisogna fare un passo alla volta, quindi secondo me è giusto che in questo momento l'Alessandria pensi a consolidarsi in categoria e diventare una certezza di Serie B, cosa non facile, non facile, però. Beh, d'altra parte l'abbiamo visto con la Spal, insomma, che l'ascesa verticale riserva delle soddisfazioni incredibili, ma anche dei rovesci che possono essere a volte catastrofici. Ragazzi, i cambi, io non voglio neanche pensare Davide e la Spal come si sono ritrovati quando si sono ritrovati in Serie A, perché fare il doppio salto CBBA, come dici te, probabilmente sono stati, almeno io avrei fatto 10 giorni di ristoranti e feste, però poi Ma sono insomma, stati fatti probabilmente. li ho fatti dalla C alla B, non li facevo dalla B alla A, secondo me. Detto questo, secondo me tecnicamente cambia veramente tanto, quindi non mi permetto di dire che tra l'altro in A la Spal si salvò anche, si è salvata Due anche. volte di fila, Due due volte. esatto, quindi però cambiano di molto i parametri tecnici, ma cambiano anche le persone con cui parli. C'è molto più competenza e molto più i rapporti devono essere molto diversi, insomma,
sono parametri Anche le strutture totalmente probabilmente, no? Le strutture diversi. Ma a livello societarie. di... Ma assolutamente, cioè, ma anche dal punto di vista mediatico, l'impatto che hai, cioè, ti arriva addosso della roba che molto probabilmente non sei pronto, a cui non sei Voi siete pronto. Quindi cambiati dall'anno scorso a quest'anno? noi siamo un po' cambiati, fa conto che in C comunque noi avevamo già una buona struttura, ok? Quindi siamo un po' cambiati, ci siamo adeguati, abbiamo cominciato a pedalare tutti quanti molto di più. La verità è anche quella. Dalla C alla B, però in C l'Alessandria era già una società strutturata, cioè nel senso non era, cioè non era non so, una piccola piazza. Comunque la piazza di Alessandria non ti consente di fare calcio, cioè, di basso profilo, perché poi insomma, è parecchio seguita, quindi ci vuole una società strutturata anche in C. Nel frattempo vedo che sulla pagina Facebook di Alessandria la gente chiede la copertura della gradinata e mi sembra di vivere quello che è successo a Ferrara 5-6 anni fa. Quindi, a Cultura proposito della di strutture, gradinata, non so, io non mi occupo di storia, Gradinata ragazzi. Nord, c'è un commento: vogliamo la gradinata, vogliamo la copertura. Scusa, cose che abbiamo già visto. No, ma volevo chiederti una cosa, Fabio, stando sulla squadra, perché quest'estate comunque. È vero, avete mantenuto un'intelaiatura importante, però avete anche cambiato molto. È stato difficile cambiare così tanto, perché in genere quando si vince un campionato, anche, in realtà anche passando i playoff, però comunque si vuole puntare su quel tipo di gruppo. Invece voi avete fatto una scelta di leggera discontinuità. Sì e no, nel senso che abbiamo mantenuto comunque uno zoccolo duro. La carcassa dell'intelaiatura della squadra è rimasta più o meno quella. Abbiamo cercato di apportare quello che noi pensavamo fossero delle cose da migliorare o da portare a livello della categoria. Guarda, umanamente la cosa più difficile è stata mandare via parti di giocatori che un mese prima o 20 giorni prima ti avevano fatto vincere il campionato. Quella è stata Ecco, la cosa, scusa da parte Fabio. mia, forse più dura. Ecco, da DS come si fanno queste cose? Perché in genere si dice che i DS devono essere i peggio, i figli di, ma è così o c'è una maniera leggera di fare queste cose? No, non c'è una maniera leggera perché tanto passerai sempre per stronzo, anche se non lo sei, perché poi devi fare delle scelte anche dolorose e su quelle scelte comunque è difficile. Io poi devo dire che vivo in maniera molto, molto forte, molto, molto dentro e l'ho vissuta veramente in maniera profonda questi 2 anni con questi ragazzi. Quindi quando mi sono ritrovato, e con alcuni ho anche discusso, e ne sono veramente dispiaciuto, perché mi rendo conto anche che non capiscono, o comunque, cioè, tu vinci un campionato e il giorno dopo ti dicono, guarda, non rientri più nel progetto perché siamo andati in Serie B. Quindi è difficile da capire, però è molto difficile da dire, molto, molto, molto difficile. Almeno per me è stato molto difficile. Hai fatto fatica con Davide Di Quinzio, che è un nostro amico. Con Davide Di Quinzio ho fatto molta fatica, molto fatica. Davide è un giocatore, vabbè, un giocatore talentuoso che secondo me, anzi, mi sono arrabbiato molto con Davide perché secondo me lui ha, adesso ormai ha 32 anni, Sì. Sì. perché è un 89, secondo me lui ha fatto una carriera un pelo sotto quello che potevano essere il suo potenziale. Ma è un ragazzo eccezionale, un ragazzo bravissimo, buonissimo, quindi non è stato facile. Non è stato facile con Davide, non è stato facile con Eusebio, con Cosenza. Cioè, ci sono stati dei giocatori a cui mi è dispiaciuto veramente tanto dire: guardate, ragazzi, non fate più parte di questo progetto. Ecco, Fabio, cose che comunque tu hai vissuto anche sulla tua pelle, perché dopo il Certo. campionato vinto a Reggio Calabria, comunque ti Sì. hanno detto: guarda, grazie per averci portato in Serie A, però qua serve altro, no? Tornatene in B, sì, è vero, è vero. Ed è successo anche a Piacenza, dove ho vinto il Vero? campionato della BLA e sono tornato in B. Oggi ti dico che io probabilmente avrei potuto giocare in Serie A, ma ero propriamente un giocatore di Serie B. Quindi in quel momento lì mi giravano le scatole, prendevo a parole tutti, mi
mi incazzavo, però poi alla fine non ho Ma ti alleni con la squadra ancora oggi, ogni tanto? ma va, figurati. No. Guarda, adesso lo dico qua, mi sono appena stirato, ho fatto un amichevole con dei miei amici in Val d'Aosta, perché ogni tanto mi tirano dentro, mi sono stirato lì, facevamo un 2-2 all'80esimo, ho fatto una sterzata e mi sono stirato. Non posso giocare più a calcio. Cosa Però non in fare? compenso mi alleno, vado in montagna, mi arrampico, io sento Sappiamo però. che sei amante della natura, soprattutto. Sono una guida della natura, io sono guida naturalistica. Davvero? Ah. Sì, perché in un momento di crisi con il calcio, dopo aver fatto il direttore a Rovigo Sì. nel Un'esperienza 2014, sulla quale stenderei un velo pietoso, se posso dire. no, dai, non e non era andata bene. E Sì. quindi Ricordo avevo le deciso. circostanze di quella separazione, perché io sono della zona, quindi figurati. Perfetto, vabbè. E quindi ti dicevo, quando sono andato via da Rovigo, avevo deciso di smettere col calcio, o meglio, smettere con quel ruolo, perché il ruolo di direttore sportivo non riuscivo a. Non me lo sentivo nelle corde. E quindi sono andato a fare un corso da guida, perché io sono amante della montagna, della natura in generale, e sono diventato guida escursionistica. Per un po' di tempo ho fatto anche qualche uscita con qualche scuola, ho portato in giro le classi in montagna, eccetera, Che eccetera. No, poi ho meraviglia. fatto quello. Bello, veramente bello. Ma scusa, approfitto di questa divagazione, Fabio, perché Sì. non è un mistero che tu sei un uomo dotato di coscienza politica che lavora nel calcio. Ti sei no, ma non tranquillo, non voglio andare a toccare argomenti troppo. No, 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 ma è una cosa più che altro antropologica, non voglio entrare nel dettaglio della tua storia Fabio, di puoi sempre dire che ti salta la connessione, ricorda. Esatto. Esatto. No, no, Sei no, no, qua ma in valle, ogni tanto le montagne scusate, no, ma sfiorano scusate, i satelliti. faccio una delle mie divagazioni solite. Cioè, Vai. abbiamo la possibilità di avere qua con noi un professionista che per fortuna ha interessi che sono anche fuori dal calcio. E quindi non è una cosa scontata. Noi qua a Ferrara abbiamo Luca Mora, che è un altro giocatore che è dotato di coscienza politica e ovviamente non è che non ama esternare, però insomma non ama neanche nascondere. Quello che voglio dire, Fabio, è in questo ambiente però mi sembra che sia ancora un po' un tabù avere una coscienza politica di qualunque tipo, che sia di orientamento progressista o di orientamento conservatore, mi sembra ancora un tema sul quale dobbiamo fare ancora tanta, tanta, tanta strada. Ma dici nell'ambiente del calcio? Sì. Ma guarda, io poi ho fatto anche un'esperienza politica ad Alessandria, Da e consigliere? consigliere, sì, ho fatto il consigliere comunale in una città che non era la mia, ma che sento mia, fondamentalmente. Però io direi che il calcio poi alla fine diventa metafora di vita, e questo vale un po' per tutto, quindi la poca cultura che c'è nel calcio, politica o politica ideologica, secondo me, si può sicuramente si può trasmettere anche nella società in cui viviamo. Insomma, io non credo che il calcio rispecchi una società diversa da quella in cui viviamo noi tuttora. E l'esperienza che ho fatto da politico me la popola conferma, perché poi alla fine la gente si lamenta molto, però poi in realtà bisogna avere anche una parte attiva in questa società se si vuole far parte di questa società. E quello che ho riscontrato invece è che ce n'è poca voglia di mettersi anche in discussione. Oggi seguo con grande interesse i problemi che viviamo tutti quanti, no? Sull'ambiente, e vedo che si sprecano un sacco di parole. Poi in realtà bisogna capire quanto la gente ha voglia di togliersi qualcosina, perché poi si tratta di quello, e quanto ha voglia di cambiare le proprie abitudini per poter rivivere il nostro ambiente in maniera più giusta, più equilibrata, migliore, pensando a quelle che arriveranno, meno egoista. Non mi sembra poco come discorso. Polly, ti vedevo affascinata da questa considerazione di Fabio Artico. Ma sì, sono affascinata semplicemente perché sono un'appassionata di montagna e sono Bene. molto appassionata anche dei temi che riguardano la natura, quindi è sempre bello trovare qualcuno che la pensa così. Ad ogni modo, io vorrei tornare un attimo sul nostro campo di gioco e volevo chiederti, ad oggi,
che idea ti sei fatto di questa SPAL, di questa SPAL un po' reinventata dalla società, la squadra, l'allenatore? Cambiato Non so se hai tanto. avuto modo di seguirla anche l'anno Beh, scorso. mi sa che un'occhiata Sì. gliel'ha data, io capisco. Sì, ogni tanto, ma sì, qualcosa ogni tanto ho visto della SPAL, Giusto però sì, ma è cambiata tanto, è cambiato allenatore, è cambiata società, è cambiato il gruppo, insomma, ci sono dei parametri diversi. Credo che sia iniziato un nuovo corso della nuova SPAL. Poi le aspettative dei tifosi sono legittime, però io credo che abbia iniziato un percorso giusto perché ha mantenuto dei giocatori di esperienza. L'anno scorso ha ripreso, per esempio, Luca, che è Mora, che insomma è un ragazzo che la spalla ce l'ha cucita addosso, c'è la maglietta della squadra, ce l'ha cucita addosso, perché io credo che all'interno di un gruppo ci voglia qualcuno che sappia anche trasmettere ciò che indossano i propri compagni e lo posso trasmettere il valore della maglia. E non è una cosa scontata, non è una cosa qualunquista, che si dice così. E hanno un'ossatura di giocatori che fino a 2 anni fa giocavano in Serie A, e all'interno ci ha messo, secondo me, dei giovani di valore. Poi ho visto che hanno avuto qualche infortunato, hanno avuto un po' di sfortuna in alcune partite. L'allenatore nuovo ha delle idee forti, ha un'identità forte. Per arrivare a un equilibrio ci vuole del tempo, però io credo che la Spal stia facendo un buon percorso, a me piace molto. Allora, i pronostici sulla partita di sabato li facciamo una volta che abbiamo salutato Fabio, così evitiamo qualunque tipo di conflitto di Invece interesse. no, li fate adesso, così almeno so se la prossima volta facciamo un intervento o meno. No, scherzo. Allora No, diciamo che possiamo giocarci la carta Leo che non ne becca mai mezza, quindi esatto, è vero, lei fa il perfetto. pronostico così. Io ho questa tradizione praticamente non beccare neanche uno, Ma no, quindi scusa, devi fare come l'anno scorso, Leo, che pronosticavi dei 3 a 3 continuamente. basterebbe un semplice 0-0, non è così Va difficile. bene. Però 3 a 3 è più Questa è la facile, dichiarazione, questa eh. 3 a 3. dichiarazione adesso domani sulla stampa Da alessandrina. politico, da politico. Esatto, Fabio Artico, firmo per lo 0-0, quando non l'ha mai detto, ma vabbè. No, prima di salutare Fabio e ringraziarlo veramente perché è stato un piacere colloquiare con lui. Fabio, siamo in un momento nel quale ci stiamo interrogando sulla mancanza di attaccanti forti in nazionale. Tu sei stato un ottimo attaccante e hai fatto meno, lo sai meglio di chiunque altro, di quello che forse ti potevi permettere, però queste sono le carriere calcistiche, a volte succede. Io cercavo sempre di comprarti su PC Calcio nel 99-2000, quando ci giocavo. 99-2000 costavo parecchio, nel Esatto, no, 99-2000. perché, infatti perché eri un giocatore della Madonna, perché eri alla regina reduce da quel campionato di Pinco, hai fatto un sacco di gol. Quindi, perché sono spariti gli attaccanti in Italia? Ma ti direi che sono spariti anche i difensori, guarda Ah, che ti dico. ok. Però non è che non sono spariti, perché adesso nelle nuove leve ci sono giocatori interessanti. Poi negli anni, sai, vanno annate, bisogna avere anche un po' di fortuna. Alla fine poi noi abbiamo una nazionale che è campione d'Europa. In Italia abbiamo un pallone d'oro, c'è stato uno scarpa d'oro l'anno scorso, cioè Immobile fa 30 gol a campionato. È vero che c'è una difficoltà a trovare l'attaccante, quello, il Luca della situazione che adesso è sulla bocca di tutti, ma io non vorrei creare troppe. Cioè, non vorrei Aspettative. dargli troppe aspettative e troppe responsabilità a un ragazzo che sta uscendo adesso. Perché ho letto addirittura che a marzo sarà lui l'attaccante. Cioè, non esageriamo, perché poi Ma poi dopo. in piccolo è quello che sta accadendo anche a Luca Moro a Catania, che sta segnando a Raffica. Esatto, bravo, perché poi adesso rivedono tutti il Luca dell'anno scorso, quindi cioè, andiamoci piano, perché poi a livello di Serie A, a livello internazionale, cambiano le cose. Quindi. I valori e soprattutto poi i ragazzi si bruciano. Bisogna fargli fare un passo alla volta. Probabilmente nel futuro ci sono. Beh, voi ne avete uno molto bravo, secondo me, che è in prestito dal Milan. Qualcosa c'è. Sicuramente negli ultimi anni sono mancati forse i dopo Toni, Vieri,
gli attaccanti centrali, i centraloni, quelli forti, I veri. numeri 9. I numeri 9, esatto, sono un po' mancati, però io credo che sia un passaggio, adesso torneranno. Ma tu ti rivedi in qualcuno di quelli che ci sono adesso in giro? No, 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 non perché è il secondo titolo della serata. No, ma no, no, ma perché ma, no, sono ma anche per cambiati proprio caratteristiche. sono cambiati Per proprio gli attaccanti caratteristiche. e quello che devono fare. Per caratteristiche. Adesso, cioè, veramente sono cambiate le caratteristiche dei giocatori. Si va a ricercare magari anche il piccolo rapido, l'esplosivo. Cioè, sono proprio cambiati, ma se voi vedete negli ultimi anni, ne parliamo stamattina con, ieri con degli amici, noi dobbiamo avere un'identità, il calcio italiano deve avere un'identità. E negli ultimi anni, secondo me, soprattutto nel settore giovanile, si è voluto un po' scimmiottare quello che era invece un calcio che 15 anni fa andava fortissimo, che era il calcio spagnolo. Oggi parlano di riferimento come calcio inglese. Io dico che noi siamo il calcio italiano. E abbiamo una tradizione, abbiamo una cultura e ci possiamo discostare da quello per qualche caratteristica, ma non dobbiamo perdere la nostra identità, perché poi nella storia l'Italia è sempre stata una nazionale che ha fornito giocatori di alto livello e ha vinto mondiali, europei, quindi Sì, da questo punto di vista, Fabio, la tendenza alla liberizzazione del calcio ha fatto sì che appunto non si avessero più il numero 9 perché si gioca col sì, falso 9, col falso 9, bravo, esatto, bravo. mezze punte, tutti quei giocatori lì, e poi non trovi più il centravanti vecchia maniera. No, perché lo metti a fare l'esterno, perché lo metti a fare il centrocampista, l'inserimento, tant'è che poi il Milan deve prendere, insomma, Ibrahimovic per avere un A centrale 40 anni. o Giroud che ne ha 35. Sì, Un po' così. infatti. Va bene, Fabio, grazie. Grazie. Non possiamo Grazie dirti a voi. che grazie. Niente, Leo, tu lo vedrai sabato allo stadio, penso. Io Ci no. Vabbè. vediamo, sabato allo stadio, così facciamo i conti sabato allo Esame i stadio. conti per il pronostico. A fine Vediamo. partita. Ma guarda che Vai, voi vai. scherzate, ma adesso io vado di là a sentirvi cosa dite. Secondo me No, ma fai bene, fai che bene. Va bene, tanto saremo qua un altro quarto d'ora circa, quindi non ti faremo neanche fare tardi. hai solo una certezza, quello che dico io stai sicuro se te lo devi Che non sia giocare, vero. che non sia vero. No, no, no. Parliamo d'altro, dai, che poi la prossima settimana andate a Cosenza, dove andate a Crotone, Cosenza, vedete, a Cosenza. Cosenza. Va bene, Va va bene, va bene. bene. Grazie Fabio per essere stato Grazie là. Fabio. Grazie, grazie Grazie dell'invito, un saluto a tutti quanti, grazie mille. Alla davvero. prossima. Ciao Ciao. ragazzi, ciao, 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 Ciao. ciao, 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 ciao. E allora, cari Leo, cara Polly, beh, ci siamo divertiti con Fabio Artico. Direi di sì. No, ma Sì. scusate, al di là della piaggeria che è classica, no, di quando si ha un ospite, è una persona con la quale si può parlare di calcio e non solo. E io apprezzo sempre questi ospiti, e anzi, ho fatto un errore, non l'ho citata mentre eravamo in collegamento con Fabio Artico. Devo ringraziare di cuore Beatrice Bergamini, che ci ha permesso di agganciare Fabio Artico in tempi record. Beatrice, scusa, adesso scriverò anche a Fabio per ricordargli che era doveroso fare questa citazione. Teniamoci una decina di minuti, 12 minuti per dare prova a Fabio Artico che non parleremo male di lui né faremo pronostici. Anche se c'è qualcuno che è buzzo forse che dice Sì. Fabio sabato vincete facile a Ferrara, quindi Ecco. adesso Fabio sei offline, puoi dire quello che vuoi. Esatto. Beh, se Fabio vuole collegarsi col suo profilo Facebook e commentare, può farlo. Ammesso che ne abbia uno, non lo so, Può non rispondere. mi sembra tanto personaggio da social, Fabio Artico, non mi sembra. Beh, mi ho avuto una fitta al cuore quando Edoardo Selleri, che saluto, mi ha scritto cos'è PC Calcio? Te lo volevo prima far Sì, è notare, vero che era un videogioco manageriale popolare tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000, quindi se lui è nato, che ne so, nel 2000, non può sapere cos'è PC Ale. Io in Calcio. primis non lo conoscevo, quindi. Era una specie di antesignano, non antesignano di Football Manager, perché Football Manager esisteva già, si chiamava Scudetto. Vabbè, questa è una divagazione, ma io da nerd dei videogiochi calcistici, queste cose, Roba da insomma. vecchio, Edoardo, è roba No, da sì, vecchio. è roba da vecchi, insomma. Se hai più di 30 anni sai cos'è PC Calcio, se ne hai meno mi sa che no. Ragazzi, allora,
fermo restando che dobbiamo fare anche il nostro stupido giochino dopo, ma quello ce lo teniamo dopo. Chissà se Sara è ancora collegata per fare consulenza a Leo. A Leo. Guarda, se scrivo in privato. Scrivile in privato perché hai bisogno della tua angelo custode, esatto. che ti aiuta. Pizzicalcio era lo zio simpatico, dice Federico. È vero. Ma era un gioco anche nel quale era realistico, perché in tempo 3 anni ti ritrovavi in bancarotta come niente. È vero. A meno di prendere il Varese, che era impaccato di soldi e nessuno ha mai capito perché. Allora, Clotet andrà avanti il 4-3-1-2? Direi di sì. Però voglio riflettere con voi su una cosa. Già da 2 settimane è stata lanciata la volata del Agvol la punta. Fermo restando che sta punta arriverà a gennaio, perché Giuseppe Rossi, l'ha detto anche Joe, è indietro. Leo, perché ci stai commentando? No, ho commentato col mio profilo, Sara, dal pronostico. Ah, vale, presa sul serio sta roba. Magari Sara adesso è già andata a letto, che ne sappiamo. O magari è uscita a bere. Ma lui ci ha provato, giusto così. Esatto, cioè abbiamo ancora qualche minuto per provare a vedere se riceverai l'aiuto da casa. Dicevo, a quella punta arriverà a gennaio. Giuseppe Rossi è ancora un po' indietro, l'ha detto anche Gio. Io però vorrei riflettere su una cosa. È sparito Sec, perché abbiamo iniziato la stagione no, non lo vendiamo al Bologna perché questo qua è forte, Joe che dice è roba da Premier League, dategli tempo, e tutto quanto come al solito. Gli abbiamo dato tempo e però adesso non lo stiamo mica più vedendo, quindi ci dobbiamo preoccupare? Ma no, dai, cioè, secondo me diciamo che in questo momento non trovo molto spazio, perché comunque Clotet ha un po' cambiato quelle che erano le sue convinzioni iniziali, ma magari le ricambia ancora. Quindi Sec non può fare la punta centrale però, assieme magari a Colombo o a Melchiorri? Ma diciamo che probabilmente è un po' difficile per lui per le caratteristiche fisiche, perché comunque ogni volta che va in contrasto contro qualsiasi difensore centrale Serie B è difficile che riesca a avere la meglio, insomma. L'abbiamo visto l'anno scorso alla Juventus Stadium, non so se ti ricordi dal vivo. Ho capito, ma quelli della Juve sono tutti dei giganti. Però, comunque, sono delle persone allenate. Quanto freddo abbiamo preso quella volta? In Serie B ce ne sono, quindi secondo me è difficile vederlo lì. Però, magari, insomma, in altro momento del campionato può venire buono. Ma, speriamo, nel modo io mi avvalgo di quanto ha detto prima il nostro ospite, ovvero che un campionato dura un anno, è lungo e c'è lo spazio un po' per tutti, quindi se ne ha trovato un po' e adesso non ne sta trovando, è possibile che ritorni. Non vedo la sua sparizione come una cosa definitiva. No, neanche io la trovo una cosa definitiva, ma quello che però dico tu è... sei sempre molto definitivo con i tuoi titoletti. No! È sparito Sec. Cioè, no! La catastrofe. Non è una catastrofe, però... Orlava di clickbaiting, sì, esatto. È sparito a puntini e puntini. No, però scusate, ha giocato titolare col Como. Col Como non mi sembra avesse fatto una partita memorabile, ma potrei sbagliarmi. Ad Ascoli è rimasto seduto in panchina. Col Perugia non ha giocato ed è andato in tribuna ufficialmente per un problema fisico. Poi con la Cremonese è entrato a 10 minuti dalla fine. Quindi può anche essere che Clotet in questa fase lo tenga un po' nella cuccia del cane, come dicono negli Stati Uniti, per, come dire, anche alzare un po' il livello del suo impegno, perché magari si aspettava delle cose, non le ha viste, ha detto beh senti, stai seduto un po' e poi vediamo se nelle prossime settimane magari mi fai cambiare idea. Cioè, questo era il senso del mio ragionamento. Siamo tutti d'accordo con quello che dici tu. Giustamente da quando è iniziato il campionato non è che abbiamo visto un Demba Sec fare delle prestazioni memorabili sempre, anzi ad adesso non mi viene in mente un episodio suo in particolare, per cui... Arrivano dei commenti su Demba Sec, se vogliamo leggerli, Ah, okay. Sapevo che con questo argomento avremmo stuzzicato un po' il nostro pubblico e mi fa piacere. Mi sento subito di leggere quello di Luca Pocaterra che si dice Sec deve imparare a passare al ballon, altrimenti al ballon nessuno parte. Questo è uno dei temi, perché effettivamente Sec
se passasse un paio di palloni in più, invece che provare sempre a dribblare, probabilmente aumenterebbe l'efficacia del suo gioco. Ma questo lo diciamo già dall'anno scorso con la primavera. Poi ci scrive anche Marcello Maranini. Continuo a pensare che Sek non è ancora un giocatore da Serie B, soprattutto per la testa, non si vedono miglioramenti, mia impressione personale. Va bene, 10 minuti dalla fine per provare con una sgroppata a spaccare la porta, ma 90 minuti no. Spaccare la partita, non la porta. Esatto, ma se poi spacca anche la porta va bene. Quello sarebbe l'auspicio, visto il suo ruolo. Comunque. Esatto. E poi Buzzi dice, meglio così, è tempo per riflettere e imparare il significato di passa al balon, zio Viglione. E quella poesia, diciamo che... La poesia della serata. No, però sì. Dice, stava editando irritante col suo egoismo. In un calcio altamente automatizzato come quello di Clotet, probabilmente Sek può essere sia la variabile impazzita che salta due uomini, ti conquista la punizione in zona offensiva. Per esempio mi viene in mente col Parma. Col Parma è entrato, ha fatto 20 minuti molto, molto buoni, ha fatto quello che c'era da fare, cioè ha creato scompiglio nella difesa del Parma. In altre occasioni sembra intestardirsi, non essere totalmente partecipe, anche in fase difensiva, perché se ricordate in un paio di occasioni abbiamo commentato anche su questo, che sembrava un po' distratto e gli avversari hanno approfittato di questa distrazione. Sì, in ritardo sì. Sulla marcatura, quindi... Sì, e probabilmente questo a Clotet non è piaciuto granché. Quindi sono curioso di vedere quale sarà l'evoluzione. Sono le 22:10, abbiamo 5 minuti. Leo, è il tuo momento, dai, è inutile dirlo. Esatto, stavamo aspettando tutti te. Esatto. No, intanto è per rispondere a chi ci aveva chiesto durante dov'è la coreografia? Corsa. Avevamo fatto un accordo. Dai, ma perché mi devi fare ste robe? Dai, Leo! Allora, ragazzi, è ora di parlare dello stadio. Ed eccolo qua! Mi metto nel petto, che era qua sotto la scrivania, che è quello della cui lavoro, quindi è sempre qua. Allora, devo leggere perché la roba è più complicata del previsto. Ho preso okay. Ok. Allora, facciamo un attimo il punto perché la situazione è abbastanza intrigata. No, ma se voi ridete però mi sconcentrate. No, rido perché sono... No, Leo, non rido di te, rido perché sono felice. No, perché stiamo facendo una cosa che resterà nella storia delle dirette. Allora, io dirò quello che devo dire guardando solo il foglio perché si guarda infatti... Va bene. Però potevi attaccare un adesivo su quel metto. Mi sembra, è veramente quello che uso, quindi non è che uso. Appunto. Allora, a luglio 2019 il PM Cavallo firma il sequestro del... Dovevi partire da così lontano? Sì, perché mi devo collegare a quegli eventi lì. Quindi okay, devo fare tre punti. Ti do un minuto per fare lo spiegone. Stai lì che ho una roba... Allora, luglio 2019 la PM Cavallo firma il sequestro della gradinata e della foresta. E questa cosa è Arriviamo due anni dopo, ad agosto 2021, che la PM Cavallo dispone il sequestro preventivo perché i lavori non sono stati fatti. Quindi anche questa è una cosa che abbiamo già spiegato le altre dirette e non ci torniamo più. Siamo arrivati a settembre, che praticamente i legali imputati presentano un ricorso contro il dissequestro e chiedono anche l'incidente probatorio per la superperizia. Quindi chiedono due robe. Poi arriviamo ad oggi, che siamo a novembre 2021, con il GIP, che è il giudice per indagini preliminari, che respinge l'inchiesta incidente probatorio. Quindi la prima cosa che chiedono viene respinta. Ma attenzione che rimane ancora la seconda in atto, ed è una roba molto importante, dopo diciamo anche perché. Nel frattempo il PM Cavallo firma nulla osta per esecuzione dei lavori, quindi ad oggi... La PM, non so se sia... Guarda che se la Polli ci tiene a queste cose. Vabbè, la PM Cavallo, la PM Barbara Cavallo, chiamiamola così, ok? Il pubblico ministero firma nulla osta per l'esecuzione dei lavori, quindi questa è una roba importante. Allora, i lavori quindi ad oggi sono stati visionati dall'ingegner Pellegrino, avallati più che visionati, sono stati, ricordiamo che la spazio è fidata all'ingegner Calvi, e quindi Pellegrino ha dato tra virgolette una specie di ok già a fine ottobre e ha detto in buona sostanza in questi giorni qua c'è l'affidamento all'impresa che sarà un affidamento diretto
perché la concessione del rapporto tra il comune e la SPAL prevede che non ci sia una gara in mezzo. Quindi praticamente la SPAL può affidare a chi vuole questi lavori, presumibilmente non lo farà la TAS. E questo l'ho aggiunto io. Abbiamo già un indizio. Esatto, abbiamo già un indizio. Questo l'ho aggiunto io, non me l'ha detto nessuno. Magari le dà la TAS, ma non credo. No, E, no, nemmeno. adesso la cosa importante è che quindi i tempi che erano previsti a Tacopina non credo che saranno rispettati. Cioè, è Tacopina difficile. aveva detto dicembre, ma è dicembre Esatto, dietro fine l'angolo e direi dicembre. che non se ne fa niente. Esatto. È difficile pensare che a fine dicembre i lavori siano fatti perché ad oggi non c'è stata neanche fatta ancora l'assegnazione. Anche se prendono l'impresa più brava del mondo che mette una persona a lavorare, Scusa Leo, mettono. ma a fare un'assegnazione di circa 700.000 euro è una roba sbrigativa o no? Beh, dal punto di vista burocratico è impegnativa, ma non è una roba impossibile. Quello che bisogna scongiurare è l'affidamento tramite lavori pubblici con una gara. Quella porta via proprio burocraticamente dei tempi. Lì dipende da che struttura uno ha, è Lì chiaro chiami che. uno e dici, senti, devo fare questi lavori qua allo stadio, vieni a farli e tanti saluti. Sì, più o meno è una roba del genere. Diciamo che però dal punto di vista dei tifosi alla SPAL non cambia granché, perché l'ultima partita in casa è il 29 dicembre, poi ci sono 2 turni fuori la sosta e si arriva al 5 febbraio con Coppa Regina. Quindi da farli a fine dicembre, a fine gennaio, non cambia assolutamente niente per i tifosi della Spal, cioè non si perde in realtà granché. Quindi stica. Però la cosa in realtà che potrebbe far ridere è che vi dicevo che i legali a settembre hanno chiesto 2 cose, cioè il ricorso per il sequestro e l'incidente probatorio. Uno è stato respinto, ma il secondo no, perché la Cassazione ha fissato per il 18 gennaio la discussione di questo ricorso. Quindi sono 2 procedimenti separati. La SPAL fa una cosa e i legali ne fanno un'altra. Però se la Cassazione darà un esito particolare, come dice Mattioli, di questa sentenza Particolare, esatto. particolare, potrebbe addirittura saltare fuori che la SPAL avrà fatto dei lavori che poi non saranno più Per l'anima reperibili. del cazzo, esatto. Esatto, prendendo il cazzo in francese. Quindi Fantastico. in realtà questa è una situazione che andrà analizzata e poi avrà comunque il suo sviluppo legale, perché la SPAL per questi lavori, allora Pellegrino, che tutti si era anche preso dei nomi perché diceva che servivano 600.000 euro. C'è Forse Franci, no, sbagliato. Chi? lui ha detto che immaginavo che servivano 600.000 euro, in realtà ne servono 670. Sono soldi che tirerà fuori la SPAL, ma sicuramente il buon zio Joe si rifarrà rifarrà con doppia R su qualcun altro, ossia chi è Con le buone o con confabilante le cattive, dici vero? con le buone applicative. No, scusa, D'altronde. c'è una domanda tecnica di Marcello. La leggiamo, che così rispondiamo al quesito. Bravo, togliti il mento che l'hai tenuto Ma abbastanza secondo me era da tenere perché la domanda è abbastanza tecnica. tecnica. La domanda è sempre la stessa: se il PM ha sequestrato, perché i lavori non erano stati fatti? A chi lo aveva intimato? Chi non li ha eseguiti? Vi erano delle prescrizioni? Io questo non l'ho ancora capito. Allora, il PM ha incaricato Pellegrino di fare la perizia, no? Pellegrino ha stilato una lista di interventi che dovevano essere fatti. Diciamo, la SPAL, per dire, chiaro che non è la SPAL, ma l'impresa che ha fatto i lavori, in realtà, in accordo con il direttore dei lavori, con l'autore, ha fatto gli interventi che secondo loro dovevano essere fatti. Pellegrino è andato a controllare, o meglio, la PM Barbara Cavallo ha mandato Pellegrino a controllare se le prescrizioni che lui aveva dato erano state rispettate, e in quel momento si è visto che non era stato fatto tutto quanto. E quindi si è arrivati al punto per cui è stato necessario presentare un nuovo progetto, che è appunto quello che ha fatto l'ingegnere Calvi, il motivo per il quale ha chiesto l'avallo di Pellegrino. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Secondo me sì. La faccia della Cioè, Polly Polly è è un po'. perplessa, ma la Polly è esperta di numeri, non di... Guarda, se c'è una cosa di cui sono poco esperta sono i numeri. Ad ogni modo, per le persone che sono un po' pigre come me e che non hanno voglia di ascoltare lo spiegone di Leo di 20 minuti, faremo prima o poi uno schemino, dai.
una lavagnetta Faremo uno schemino oppure fa una la sera, trend line. oppure una sera verrà Andrea Gazzoli qua da E noi, ti visto che arriverà abbiamo tutte. ci dirà un po' di cose, ma Dove ci ci fa arriverà. la scansione del po' dei miei appunti e No, poi domani. vabbè, magari farei uno spiegone sullo spallino in formato articolo. Allora, intanto vi segnalo per la rubrica Pat Carroll Daily, abbiamo il Pat Tracker, cioè tipo, in realtà Pat Carroll negli ultimi 2 o 3 giorni è stato super sobrio e non ha pubblicato niente di villano o di tamarro, quindi niente, anzi Negli ultimi giorni a quanto tempo, arco temporale ti no, riferisci? è uscito un articolo su Entrepreneur Magazine. In cui il titolo è Vi presentiamo un imprenditore visionario nel campo del real estate, cioè quindi dell'immobiliare sostanzialmente. Quindi adesso andrò a leggermi questo articolo per capire chi è Pat Carroll. Ma no, non abbiamo capito chi è Pat Carroll, però vabbè, non vediamo l'ora di rivederlo a Ferrara. Ha un Scusa, bel aereo, era... dice Sara Gui. È tornata Sara Guidorzi e ha scritto ha un bell'aereo. Esatto. Sì, Sara, però mi servirebbe il pronostico prima di chiudere. Esatto, prima di chiudere. Quindi Spal Alessandria, ne abbiamo parlato ampiamente con Fabio Artico, che ringraziamo ancora perché è stata veramente una presenza super gradita. Cari miei polli, caro il mio Leo, Cari miei polli. cari miei polli, esatto. Questo polli. Chi saranno i Folli che ci protagonisti? pensa. Chi saranno i protagonisti di questa partita? Vediamo se Leo va oltre il mezzo punto morale, non sostanziale, che si è preso Non ancora convalidato dopo la comunque. partita No, col è Perugia. convalidato. Dopo No, la perché partita col non Perugia. c'ero io quel giorno lì a Raga, battere. è C'era. arrivata intanto la mia risposta che leggo subito immediatamente di Sara, che dice che vota SEC come peggiore in campo, che è la volta buona che fa un super assist. Diciamo Va che bene, sì. allora avete, Servirà la causa, vediamo perché se magari si fa espellere, che ne sa. Sec, meno, bene. Polly? prima che lo dica tu, mi gioco tutto su Colombo, Non visto che lo per sapevo. un giorno non l'ho Non l'hai scelto. giocato e l'ho preso io. Esatto, quindi. Allora, io invece mi gioco Mancosu perché lo vedo in crescita. Mi è piaciuta molto l'intervista che ha rilasciato al buon Alessio Duatti sulla nuova Ferrara. Quindi mi gioco lui. Intanto, Buzzo mi chiede: niente denunce questa settimana, chissà la prossima. No, per adesso niente. Anzi, Buzzo, ti posso raccontare, come lo posso raccontare ai miei colleghi e a tutte le persone che ci stanno seguendo, che ho avuto modo di confrontarmi con un calciatore della Spal. E di scoprire che probabilmente l'anno scorso c'era un attaccante della Spal che voleva farmi menare per i giudizi un po' troppo severi nei suoi confronti. E per fortuna questo attaccante poi è andato via, quindi ok. Vabbè, non aggiungerò nient'altro per evitare grane con gli uffici legali. Ma Dimmi. l'hashtag Viviani sbloccaci. Viviani sbloccaci, non l'ho ancora visto, speriamo che possa essere riproposto, ma non credo Che che lui lo voglia farà, sbloccare. vabbè, No, noi. no, 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 ascolta, dobbiamo fare una cosa come quella che fece Dave Letterman 15 anni fa. Dave Letterman, il popolare attaccante, sì, Sì, attaccante. sono ossessionato dalla punta, scusate, non ti la faccio più, quella punta. Sono stato contagiato dal sovranismo. Il popolare conduttore televisivo americano Dave Letterman litigò con Oprah Winfrey alla fine degli anni 90, inizio degli anni 90, e non si parlò con lei per 10 anni. A un certo punto, al Late Show fecero The Super Bowl of Love, in cui si riconciliarono. Io voglio fare il Super Bowl of Love con Federico Viviani, che viene ospite alla nostra diretta e ci dice: A no, ragazzi, salvezza della è tutto a posto. giunta sbraghiamo. È tutto a posto e non mi ricordavo neanche di avervi bloccati. Io voglio fare questa cosa prima o poi, speriamo che si possa Allora, a fare. salvezza raggiunta di 2 anni fa abbiamo fatto la puntata caccia e pesca È vero. con Eros Con Schiavone. Mazzo e Eros Schiavone, Allora, esatto. se la SPAR raggiunge la salvezza e tutti sono contenti, Facciamo facciamo il Super chiederei Bowl Super Bowl of data Love con Super Viviani. Bowl of Love Viviani con lo spallino. Via sullo Va bene, spallino. aggiudicato. Domani chiamo Zamun e gli chiedo se si può già organizzare. Mi sa di no. Va bene.
Direi che anche per stavolta è andata. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, grazie a chi ci segue in differita. Il nostro appello per lo sponsor non è caduto nel vuoto perché qualcuno si è fatto avanti e bisogna applaudirlo. Anche, non abbiamo ancora stabilito come, quanto, quando, però ce la faremo. E se qualcun altro vuole unirsi al trenino degli sponsor, cioè lo accogliamo volentieri sul nostro vagone. E se ci riguardate in differita, grazie lo stesso. E niente, ci vediamo mercoledì perché saremo nel pre-Cosenza Spal, la trasferta della morte. Perché cioè, so che ci sono tanti tifosi si stanno organizzando tra pullman, pulmini e macchine. E a noi, anzi, a loro va tutto il nostro rispetto. A noi non va niente perché Leo voleva fare questa trasferta e io gli ho detto di no. Buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Ciao.